Certo, no, te, che... c'hai un dubbio tutti e quattro volte. E la scusa, grande fratello, c'è scritto di no, che devo fare? Mario, quando dice le cose, per me alcune sono giuste, anche se sono sbagliate alcune, me le faccio entrare, me le faccio uscire. Perché comunque si sta lavorando e grazie a Mario, comunque secondo me stiamo andando avanti con i lavori, Quindi tanto di cappello, e me arrabbiarsi con Mario secondo me è stupido, secondo me. Non sa la storia e parla, sto a parlare con Nadia! Oh! Però mantieni la calma. No! Siamo felici, felicissimissimissimi, ci staremo d'accordo su tutto. Tra un po' ci si ammazza definitivamente. Quanto duriamo? Siamo tutti quanti felici, euforici, felici di stare insieme, ci abbracciamo e ci sbaciucchiamo tutti. Però ha fatto bene questa cosa di dividersi. Sì. Perché abbiamo capito molte cose. E tra l'altro fra noi che eravamo in pochi ci siamo riusciti a conoscerci meglio, quindi comunque è stata una... un'ottima idea. Una cosa positiva. Sì. Il Grande Fratello ha deciso che come seconda prova settimanale dovrete imparare a conoscervi alla perfezione. A partire da oggi, in diversi e imprevedibili momenti della giornata, sentirete un segnale acustico. Dovrete riunirvi tutti in salotto. Qui il concorrente chiamato in causa dovrà dare quante più informazioni possibili sulla sua vita. In pratica dovrete cercare di sapere quanto più notizie possibili sulla sua esistenza precedente l'ingresso della casa. No, vabbè, non sei notare, sei in mezzo... c'è il bagnino qua. Aiuto a uscire, dai. Sì, ragazzi.